L'intento di questo video documentario non vuole avere alcuna pretesa di confronto con le pubblicazioni già esistenti sulla chiesa di Sant'Adriano, indiscussa evidenza artistica di San Demetrio Corone. Esso cerca solo di dare risposte attendibili ai non pochi interrogativi, da secoli senza conferme certe, che emergono dalla osservazione dei tesori conservati nel sacro edificio, ossia i mosaici pavimentali e gli affreschi, ed anche dalla osservazione di qualche altro elemento decorativo, autentico enigma che introduce nel misterioso mondo dei simboli e delle allegorie e che accende la fantasia del visitatore di affascinanti e suggestive ipotesi. Chi infatti non si è interrogato sulla presenza del serpente raffigurato per ben 3 volte nel pavimento musivo? O sulla identità sconosciuta dei santi affrescati nei sottarchi delle arcate? E chi non ha riflettuto di fronte alla figura di un mostruoso pesce nell'atto di ingoiare una mano? E come non incuriosirsi di fronte alla testa di un deforme e indistinguibile animale scolpita sul pavimento? Le ipotesi interpretative sul significato delle raffigurazioni presenti nella Chiesa sono talmente ampie che elaborare una risposta univoca e risolutrice ai tanti interrogativi si rivelerebbe quantomeno fallace, se non addirittura presuntuosa. Seguitemi. L'autentico capolavoro decorativo della chiesa di Sant'Adriano, assieme agli affreschi, è il suo elegante pavimento, la cui realizzazione è ancora oggi presunta nella sua collocazione cronologica. Infatti, secondo alcuni studiosi, è da datare al XII secolo, secondo altri a cavallo tra l'XI e il XII, in pieno periodo normanno. Realizzato in parte in opus sectile, alternato al mosaico, il ciclo pavimentale un tempo si estendeva fino all'inizio della iconostasi bizantina. Oggi, invece, vuoi per l'usura, vuoi per il calpestio e la precaria manutenzione, molti pezzi, andati perduti, sono sostituiti da mattonelle e lastre di marmo. La tecnica sectile, propria dell'antica arte decorativa siriana e persiana raffinatasi a Bisanzio, consiste in minuti elementi in pietra, abilmente tagliati e incastrati tra loro, dalle combinazioni svariate, a quadratini, a spighe, rombi e lastre esagonali e di varia colorazione, verde antico, rosso, giallo, pallido, verde. Un vasto tappeto orientale disteso sul pavimento del Tempio, come lo definì l'archeologo Paolo Orsi nel 1929. Una oculata osservazione consente di scorgere frammenti di iscrizioni e pezzi di spoglio disseminati qua e là sulla superficie calpestabile, come questa lastra di marmo con iscrizioni latine posta nel lato ovest della navata centrale. Forse una epigrafe funeraria o onoraria, o il rombo marmoreo bianco recante la lettera R sotto la navata centrale e ancora la lastra sotto la navata sud, in prossimità dell'ingresso ormai indecifrabile. Sotto la navata centrale, di fronte alle statue dei santi Adriano e Natalia, si trova la pietra tombale della cripta dei monaci, con lo stemma del cardinale Scipione Borghese, abate commendatario dell'abbazia. Più avanti, ai lati dell'altare centrale, sono ancora visibili le fondamenta della vecchia abside bizantina. Il frammento epigrafico più enigmatico
e anche più interessante per capire la storia della chiesa è comunque quello posto sotto la navata centrale all'altezza della colonna monolitica di Porfido. Lo compongono tre lastre rettangolari di marmo dalle striature verdi. Le lettere, chiare nel primo e terzo pezzo e poco visibili nella lastra centrale, di fattura normanna con qualche carattere greco, presentano bizzarre incisioni, come la curiosa piccola H dentro la lettera O e la minuscola O infilata al centro della T. Nella terza lastra sono allineate le poco visibili lettere SDS. L'iscrizione, secondo l'Orsi, va letta Bartolomeus de suo fecit, ossia Bartolomeo lo fece realizzare. Da qui l'enigmatico interrogativo. Bartolomeo sarebbe il nome del committente o dell'artista esecutore del lavoro pavimentale? C'è chi ha individuato in questo nome Bartolomeo da Rossano, 980-1055, discepolo e biografo di San Milo, ma la evidente discrepanza cronologica tra la data di costruzione della chiesetta Emiliana e la vita del monaco non giustifica l'ipotesi predetta. Non convince neanche la tesi che identifica Bartolomeo nel monaco calabrese San Bartolomeo da Simeri, 1055-1130, in quanto la presupposta espressione de suo fecit fa pensare alla difficoltà per un monaco votato alla preghiera e al romitaggio di avere una disponibilità economica tanto consistente da sostenere una spesa così onerosa. Non è da escludere, pertanto, che il Bartolomeo della chiesa di Sant'Adriano possa essere stato anche un laico, anziché un religioso, che a sue spese realizzò o fece realizzare il pavimento o una parte di esso. In questo video, inoltre, si coglie l'occasione per portare all'attenzione del visitatore della chiesa una piccola figura zoografica, sfuggita all'attenzione dei più, in quanto quasi nascosta in un angolo del pavimento. Questa misteriosa testa di mostruosa figura, forse un pesce, ricavata su una mattonella posta a destra dell'ingresso, sotto il largo gradino appena entrati in chiesa. Non passano inosservate nemmeno alcune bizzarre decorazioni del portale principale, raccolte in un angolo sotto l'arcata di sinistra, come questa, una catena di duplici anelli tenuta da una mano uscente dalla bocca di un animale senza orecchie e dal lungo collo. Una allusione alla vicenda del profeta Giona nel ventre della balena? Gli autentici tesori della superficie pavimentale rimangono, comunque, i quattro mosaici in lastre marmoree, raffiguranti zoografie reali. Un semplice elemento decorativo o un misterioso significato simbolico? Vediamoli da vicino. Il primo, di fronte all'ingresso, realizzato in un disco marmoreo incastrato in una lastra rettangolare, è formato da tessere triangolari bianche, nere e ocra e raffigura un leone e un serpente che si contendono una preda irriconoscibile, perché in quel punto il mosaico è rovinato ed è stato ricoperto con pezzi di marmo. Il leone, nella tradizione giudaico-cristiana, è accostato metaforicamente a Cristo come suo simbolo. Il felino ha da sempre rivestito il significato di re, autorità e forza, e nel Medioevo anche l'espressione del male, di Satana, come appare in non pochi capitelli di cattedrali e di chiese romaniche. Nella chiesa di Sant'Adriano, il combattimento tra il leone e il serpente può avere una duplice lettura. La prima vorrebbe che essa fosse la lotta tra il bene e il male, e la sua collocazione di fronte alla parete dove un tempo era posto l'ingresso principale,
avrebbe il significato di avvertire ai fedeli che entravano nel sacro edificio che essi, fuori dalla chiesa, erano costantemente minacciati dalle tentazioni demoniache. La seconda possibile interpretazione vedrebbe nel mosaico due potenze demoniache in lotta per ghermire l'uomo, qui rappresentato simbolicamente da una preda, purtroppo non più identificabile. Sotto la terza arcata, su un altro disco marmoreo, tra i due pilastri normanni, si trova il mosaico forse più bello, realizzato con pietruzze rettangolari bianche, rosse e verdi. Uno straordinario serpente che si avvolge in tre spire strette verso il centro, l'ultima delle quali forma tre nodi, con la bocca spalancata e la testa nera dalla quale fuoriesce un corno. Il numero 3 delle sue spire allude ai 3 giorni di Cristo nel sepolcro? Alla Santissima Trinità? O forse alla triplice immersione praticata nel battesimo di rito orientale? Al centro del pavimento trova posto un felino, pantera o leone, ricavato in una lastra di marmo rettangolare, dalle tessere quadrangolari gialle, bianche, rosse e verde scuro. Raffigurato di profilo e con la testa rivolta verso chi lo guarda. Il quarto mosaico si trova a destra, sotto la terza arcata. Un suggestivo serpente avvolto nelle spire sovrapposte e separate da 3 curiose strisce nere, a formare una specie di otto con la coda, composto da tessere triangolari rosse, bianche, verdi e gialle. Curioso è il corno, che non parte dalla testa ma si forma tra le 2 spire del rettile. Anche questo mosaico solleva l'interrogativo: perché la forma di 8? Forse il numero rimanda alla forma ottagonale propria di tanti fonti battesimali, dove l'uomo con il battesimo torna a nuova vita? Forse ricorda le 8 beatitudini predicate da Cristo nel discorso della montagna, o il numero evoca il ritorno all'attività creativa di Dio dopo essersi riposato il 7º giorno? Su 4 mosaici il serpente compare ben 3 volte. Un particolare significato iconografico o simbolico? Quale misteriosa allusione il rettile custodisce? Qual è il suo insegnamento? Molti popoli dell'antichità hanno adottato il suo culto e le sue immagini mitologiche, tanto da considerarlo l'incarnazione della divinità, il genio del bene e del male. Il simbolismo polivalente del serpente ha fatto di questo animale quello che più ha immortalato se stesso, che maggiormente si presta a interpretazioni differenti e a volte contraddittorie, tanto da guadagnarsi addirittura poteri taumaturgici, secondo la superstizione popolare, e da legarlo così al culto di Esculapio, dio della medicina. Forse l'ignoto artista che ha realizzato questo mosaico ha inteso alludere alla tentazione demoniaca, alla malvagità diabolica, al peccato e al maligno, sempre incombenti a istigare l'uomo contro i comandamenti divini o al ruolo avuto dal serpente nel paradiso terrestre? Non è da escludere, tuttavia, anche la valenza positiva del rettile, quale simbolo di rinnovamento, rigenerazione e quindi di resurrezione dopo il cambio della pelle, ma anche di mortalità. Concetto che il cristianesimo ha mutuato dalle religioni più antiche e coltivato attraverso i secoli. In questa ottica, ad accreditare l'accezione positiva della sua figura, concorrono sia il richiamo ad un passo del Vangelo in cui Gesù ricorda ai discepoli di essere semplici come la colomba, attenti e prudenti come il serpente,
sia la constatazione che il pastorale di molti vescovi e abati termini con una testa di serpente, quale guida accorta nel governo della comunità religiosa a loro affidata. Gli altri due serpenti, invece, al centro del sacro edificio, perfettamente allineati in una sorta di limite, con le bocche spalancate e lo sguardo rivolto verso l'ingresso, sembra vogliano dissuadere il fedele dall'andare oltre, verso l'altare, luogo della luce di Cristo, la salvezza che il credente si guadagna dopo aver superato il pericoloso ostacolo. Rinvenuto per caso durante le ricerche di remote strutture da parte dell'archeologo Armando Dillon nel 1939, l'impianto pittorico della chiesa, restaurato tra il 1948 e il 1949, è composto da figure bizantineggianti risalenti presumibilmente alla fine del XII secolo o gli inizi del XIII. Il ciclo di dipinti era stato coperto con uno strato di calce dai monaci del monastero durante i lavori di ristrutturazione del 1700, probabilmente per cancellare gli elementi di bizantina memoria. Le figure rappresentate nei sottarchi, tutte aureolate, dovrebbero essere 16, due per ogni intradosso, ma quattro sono andate in rovina. Le immagini dipinte, separate da rotonde decorazioni floreali, sono quelle di santi dell'Oriente cristiano, medici e militari, anacoreti, vescovi e padri della Chiesa, dalle lunghe barbe, dai volti austeri, ieratici, di età diverse e non recano alcuna iscrizione utile alla loro identificazione. Anzi, innescano una serie di interpretazioni diverse. Qualcuno regge in mano la croce, una palma, simbolo del martirio, e un libro sacro retto da sotto il mantello per evitare che sia toccato dalla mano nuda. Sulla scorta di elementi iconografici comuni al repertorio agiografico bizantino, si può ipotizzare e a volte dare per certa la presenza di alcuni santi. Come nell'arcata di destra, a sud, un anargiro, cioè medico che esercitava la professione senza alcun compenso, forse San Cosma. Dei due martiri nel secondo sottarco, nella seconda arcata, uno potrebbe essere San Menas d'Egitto, l'altro non è identificato. Seguono due santi vescovi, forse San Biagio e un altro non identificato. In ultimo un santo monaco, probabilmente San Nilo, che regge un cartiglio aperto e non più leggibile. Nelle arcate di sinistra, a nord, trovano posto un santo eremita nudo, Sant'Onofrio, noto come il Santo Ignudo. Nel successivo sottarco un martire con una croce nella mano destra e nell'altra una palma, simbolo del martirio, quasi sicuramente San Demetrio, e di fronte un altro martire, forse San Teodoro. Nel terzo sottarco trovano posto due gerarchi della Chiesa, probabilmente San Basilio e San Nicola, con entrambi un libro sacro nella mano sinistra, mentre con l'altra benedicono. Infine un altro gerarca, forse Sant'Atanasio. È probabile che gli affreschi non siano stati realizzati dallo stesso artista. Ciò si suppone dalla sottile difformità che si coglie soprattutto nelle pieghe e negli ornamenti delle vesti di qualche santo e nei volti. Degne di interesse sono le immagini di santi che popolano le pareti laterali esterne delle due navate.
In quella esposta a sud, popolata da figure femminili, sono rappresentate tre sante, identificate con i nomi di Iulitta, Anastasia e Irene. Segue per ultima la scena della presentazione di Maria nel Tempio, con figure in processione e un sacerdote davanti a un altare. Sulla superficie esterna della navata di sinistra, invece, tra il primo e il secondo arco, sono dipinti tre santi, uno al centro raffigurato per intero, gli altri due a metà, perché tagliati dalle decorazioni degli archi. Gli stessi soggetti compaiono nello spazio tra il secondo e il terzo arco e tutti reggono una croce e qualcuno anche un libro sacro. Nel 1998 è stata riportata alla luce l'affrescatura della cupola settecentesca, che verso la fine degli anni 40 era stata ricoperta di scialba, regalandoci una sequenza di figure di santi e sante della tradizione latina. Tra questi San Nilo, pregante davanti a Cristo in croce. I quattro evangelisti, Luca, Matteo, Marco e Giovanni, l'adorazione dei pastori e quella dei re magi, con al centro della cupola l'immagine del Cristo pantocratore.